Dopo la settimana di stop imposta dal calendario per permettere la disputa del Final Four di Handball di Coppa Italia, torna il campionato di Serie 1 maschile e torna anche la Tecnoelettronica, che quest'oggi sul terreno amico sarà chiamata ad affrontare quel Fasano che 7 giorni fa arrivò proprio in finale di Coppa Italia, persa poi per mano del Bozen. Un incontro quindi molto difficile per la formazione di mister Marcello Fonti, che quest'oggi sarà chiamata ad affrontare la capolista del girone, miglior difesa con 318 gol, imbattuta fino a questo momento, visto che ha raccolto la formazione dello Junior Fasano 13 vittorie in altrettante partite disputate. Buonasera dal Palla Giorgio Binchi per questa terza partita del girone di ritorno di Serie 1 maschile Tecnoelettronica Junior Fasano. Tecnoelettronica che si presenta con la seguente formazione, con il numero 1 Di Marcello, 2 Leodori, 4 Barbuti, 6 Milosevic, 7 Santucci, 8 Murri, 9 Lodato, 14 Vaccaro, 15 Cordoni, 16 Di Giandomenico, 19 Angeletti, 22 Viscovic, 24 Paolo Di Marcello e 26 Bellia. Dall'altra parte risponde la formazione allenata dall'allenatore Francesco Ancona, con 16 Cedro, 17 Leonardo De Santis, 6 Paolo De Santis, 25 Fanizza, 8 Giannoccaro, 99 Rubino, 12 Sirsi, 27 Tumbarello, 23 Bearevic, 7 Danilo Ancona, 24 Pignatelli, 3 Vitti, 45 Tempone. Le squadre stanno facendo in questo momento il loro ingresso in campo. La direzione arbitrale sarà affidata ai signori Cosenza di Gela e Schiavone di Siracusa. Ricordiamo che all'andata vinse Fasano 28-25, partita combattuta, quella che si svolse lo scorso mese di ottobre. Vedremo se anche la partita di oggi sarà combattuta oppure se Fasano riuscirà a vincere, a violare il parquet del Palla Giorgio Binchi, a conquistare la sua 14ª vittoria in stagione. Certo è che un risultato positivo lancerebbe il Teramo verso la conquista della zona playoff che in questo momento è appannaggio della formazione di mister Fonti, che ricordiamo ha 2 punti di vantaggio sulle più immediate inseguitrici. Tra alcuni istanti comincerà la contesa, arriva in questo momento il fischio dell'arbitro, primo possesso in favore di Fasano, che manovra con Ancona, Rubino, Tumbarello, Bearevic, Tumbarello, difesa del Teramo che si è schierata con un 6-0 almeno inizialmente. Manovra la formazione di Fasano senza alcuna fretta, pallone in profondità a cercare Giannoccaro, che però subisce fallo, tiro dai 9 metri per la formazione pugliese, che quest'oggi si schiera con una casacca bianco-azzurra. Risponde Teramo con una casacca completamente rossa. Attenzione, va al tiro in questo momento il numero 27 Tumbarello, risponde il portiere del Teramo Matteo Di Marcello. Parte il contropiede di Teramo, che però viene bloccato in angolo. Angolo già battuto, Vaccaro sulla sinistra, all'ala sinistra da questi a Milosevic, Viscovic, manovra in questo momento Teramo, 6-0 anche per la formazione del Fasano, prova il tiro il numero 2, Leodori, respinge Sirsi, parte il contropiede di Fasano con il numero 99, Rubino, che si presenta solo davanti a Matteo Di Marcello e lo fulmina. Primo gol dell'incontro, 1-0 per Fasano, gol siglato da Rubino in contropiede. Prova a rispondere Teramo, Viscovic, vediamo qui vicino l'allenatore del Fasano Ancona, che prova a dare alcune indicazioni tattiche. Tiro di Murri ribattuto in fuori da Sirsi, parte immediatamente il contropiede, il 2-0, il tiro da lontano di Bearevic che non lascia scampo a Matteo Di Marcello, 2-0 quindi per la formazione biancazzurra.
di casa, che ricordiamo capolista del girone in battuta con 13 vittorie in 13 partite. Viskovic, arriva un fischio arbitrale a segnalare un fallo ai danni di Paolo Di Marcello, tiro dai 9 metri per Teramo. Viskovic fermato in maniera fallosa, arriva il cartellino giallo per il numero 23 Bearevic. Ci sembra il numero 23 Bearevic. La formazione del Fasano si schiera con una casacca bianco-azzurra, i numeri argentati sono difficilmente leggibili. Comunque si tratta proprio del numero 23 Bearevic, primo ammonito dell'incontro. Teramo che si mantiene in attacco con Viskovic. Milosevic prova ad andar via, va al tiro, ribattuto da Sissi, ma c'è il fallo, la difesa dentro, fischiata al numero 8 Giannoccaro. Tiro di rigore per Teramo, che ha quindi la possibilità di sbloccare il proprio punteggio. Si presenta dal punto di battuta Vito Vaccaro, dai 7 metri Vito Vaccaro, finta, il tiro, il gol centrale Vito Vaccaro. Teramo quindi sblocca il proprio punteggio 2-1 in favore dello Junior Fasano quando siamo giunti al 26esimo, quando mancano 26 minuti e 19 secondi alla fine dell'incontro. Comunque, o meglio di questo primo tempo, Fasano manovra sull'ala, paslone per il Danilo Ancona, ribattuta bassa con i piedi da parte di Matteo Di Marcello, parte il contropiede di Teramo, ma rallenta la manovra Milosevic, tiro ribattuto da Bearevic, controllato da Sirsi, quindi può alleggerire la formazione di Ancona, che va in questo momento al gol con il numero 8 Giannoccaro, che dalla posizione di pivot ha insaccato. 3-1 per Junior Fasano, per la Junior Fasano. Dobbiamo dire fino a questo momento un avvio di gara abbastanza vivace, con le due formazioni che provano a darsele di santa ragione. Sfondamento di Murri, parte il contropiede di Fasano con il numero 8 Giannoccaro, che non lascia scampo a Matteo Di Marcello. 4-1, secondo gol per Giannoccaro, tra l'altro cugino della ex giocatrice della pallamano femminile Giannoccaro, parliamo naturalmente dell'ex Artroglobo Teramo Giannoccaro. Teramo che continua a manovrare in questo momento con Vaccaro. Viskovic fermato in maniera fallosa da Bearevic, tiro dai 7 metri. Viskovic si stacca da terra e insacca all'angolo basso alla destra di Sirsi, gol di Viskovic. 4-2 in favore di Fasano. Quando sono passati 6 minuti in questo primo tempo, 4-2 per la Junior Fasano. Rubino, Tumbarello, Bearevic, Rubino manovrano i giocatori. Il centrale di Fasano che in questo momento va al gol con un tiro da lontano di Bearevic. Seconda marcatura dell'incontro per il giocatore serbo. Fasano che va in contropiede e gol, nuovamente gol. Tumbarello, arriva il primo time out dell'incontro dopo appena 7 minuti in questo primo tempo. 6-2 il punteggio in favore della Junior Fasano. Ci vuole ragionare su Marcello Fonti, che probabilmente si augurava una partenza migliore da parte della sua formazione. Così non è stato. 6-2 il punteggio in favore di Fasano, che sta sfruttando in maniera davvero egregia i contropiedi, soprattutto con Giannoccaro e Bearevic.
riprende il gioco, palla in favore di Teramo. Si posizionano in campo i giocatori di Fasano con tutta calma. Arriva in questo momento il fischio arbitrale della coppia, ricordiamo si tratta di Cosenza di Gela e Schiavone di Siracusa. Milosevic scambia con Viskovic, Murri Viskovic, il tiro, il gol del numero 22 biancorosso, 6-3 in favore di Fasano. Materamo che comunque accorcia la formazione di Marcello Fonti, tra l'altro riesce a riconquistare palla per uno sfondamento ai danni, ci è sembrato, di Leodori. Adesso il tiro di rigore, fallo ai danni di Vito Vaccaro, va dal punto di battuta dai 7 metri, si presenta Milosevic che in caso di segnatura potrebbe segnare il suo primo gol dell'incontro. Così è, 6-4 per Teramo. Teramo che si riavvicina, il time out chiamato da Marcello Fonti ha prodotto l'effetto sperato, il parziale di 2-0 nel giro di 2 minuti. Teramo che torna a meno 2. Diventa però il passivo di meno 3 per effetto del gol siglato da Bearevic, che si stacca da terra e infila l'angolo alla sinistra di Matteo Di Marcello. Quindi punteggio sul 7-4 per Fasano quando siamo giunti al decimo di questo primo tempo. Si scambiano i giocatori di Teramo la posizione. Milosevic deve tornare indietro per Murri, chiamato passivo da parte dell'arbitro. Palla battuta in porta, Milosevic che insacca, secondo gol per il terzino montenegrino, capocannoniere del girone. 7-5, Teramo che torna a meno 2. Gol quello di Milosevic, giunto sotto passivo e quindi per certi versi un gol che vale doppio. Bearevic però ristabilisce le distanze, quarto gol per il giocatore bosniaco, 8-5. Bearevic che ha segnato la metà dei gol fino a questo momento messi a segno dalla Junior Fasano. Teramo prova ad attaccare nuovamente la difesa 6-0 di Fasano. Palla Milosevic che appoggia al dentro per il numero 14 Paolo Di Marcello. Gol, arriva tra l'altro anche l'ammonizione ai danni del numero 8 di Fasano, Giannoccaro, secondo ammonito dell'incontro dopo Bearevic. 8-6 il punteggio in favore di Fasano. Teramo che comunque dopo un periodo di iniziale appannamento sta dimostrando di essere ancora viva, rimane attaccata nel punteggio. Teramo che riesce a difendersi dall'ennesimo tiro da lontano di Bearevic, è bravo il portiere di Giandomenico che nel frattempo aveva sostituito Matteo Di Marcello a respingere il pallone. Teramo che quindi può ripartire, lo fa con tutta calma, manovra la formazione di Marcello Fonti con Milosevic, Viskovic, Milosevic nella posizione di centrale, allarga sulla sinistra per Vito Vaccaro, si alza Milosevic, battuta, rimpallata, c'è lo sfondamento fischiato dalla coppia arbitrale ai danni dell'esterno del giocatore serbo di Teramo. Riparte la Junior Fasano che va in gol dalla posizione di ala, insaccato il numero 7 Danilo Ancona, primo gol dell'incontro, 9-6 per la Junior Fasano.
quando siamo giunti al 12° minuto di questo primo tempo. Viskovic, Milosevic, Viskovic, palla nuovamente a Milosevic che punta la difesa, allarga sulla destra per, sulla sinistra per Vito Vaccaro, girella e gol del giocatore di origine siciliana di Teramo, 9-7. È entrato in campo il numero 4 di Teramo, Barbuti, che si è messo a uomo su Bearevic. Marcello Fonti tenta questa mossa per limitare il giocatore di Fasano, che ricordiamo fino a questo momento ha messo in gol 4 palloni. Quindi Teramo che passa dalla difesa 6-0 alla difesa 5-1. Vedremo se questa mossa porterà i frutti auspicati dal tecnico biancorosso. Va il tiro sotto passivo, il numero 99 Rubino respinge il portiere di Giandomenico, che nelle ultime due azioni ha abbassato la saracinesca della propria porta. Si resta quindi sul 9-7 per Fasano. Teramo però ha palla in mano e l'occasione per rientrare nel punteggio, per accorciare ulteriormente il punteggio che la vede sotto in questo momento di 2 gol. Milosevic per Murri, allarga per Leodori che perde il contatto con la sfera. Può ripartire Fasano. Rubino prova a staccare, viene fermato fallosamente da Milosevic. Punizione in favore di Fasano. Tiro franco già battuto, manovra con tranquillità la formazione pugliese. Rubino si stacca, tiro fuori per fortuna del portiere di Giandomenico. Milosevic, Viskovic, riparte Teramo, Viskovic pesca l'angolo basso alla destra di Sirsi, Teramo che si riporta sul 9-8, meno 1, gol di Viskovic, il terzo dell'incontro per il giocatore di nazionalità argentina di Teramo, Gonzalo Viskovic, terzo gol dell'incontro. Teramo che torna sul meno 1, mantiene la difesa a uomo su Bearevic. Marcello Fonti, pallone che viene servito nella posizione di pivot a Giannoccaro, anzi scusate, si tratta di Tumbarello che insacca, 10-8 per Fasano. ...18 gol in questi primi 15 minuti di gioco, attacchi che sembrano molto prolifici. Viskovic, Milosevic, il tiro fuori, resta a terra il giocatore di Teramo, l'arbitro però non ferma il gioco. Riparte il contropiede di Fasano che perde il contatto con la sfera. Ancona non riesce a controllare il lancio proveniente dalle retrovie, pallone che termina fuori. Può ripartire Teramo, si è ripreso senza alcun problema Milosevic, che alcuni istanti fa era rimasto a terra. Proprio Milosevic passa a Viskovic, da questi a Murri, tiro basso respinto con i piedi da Sirsi, riparte il contropiede veloce di Fasano con Giannoccaro che tira, beffa il portiere di Giandomenico. 8-11, arriva anche l'ammonizione per il numero 6 Viskovic, il numero 6 scusate, si tratta di Milosevic, ammonito Milosevic. Teramo che può giostrare, Teramo che può giostrare con Milosevic, meno 3 Teramo, 8-11, arriva il nono gol di Viskovic. Nono gol di Viskovic, siglato da Viskovic, il quarto dell'incontro. Sempre meno 2 per Teramo, che ora dovrà difendersi dall'attacco di Fasano.
difesa di Teramo che si è schierata nuovamente con un 6-0. Leodori prova a fermare l'avanzata di Bearevic, da questi è Rubino, servizio all'ala per Ancona, l'arbitro però blocca la manovra offensiva di Fasano ravvisando un fallo ai danni del giocatore pugliese. Si riprende con una punizione in favore di Fasano, gioco che viene nuovamente interrotto per un fallo ai danni di Tumbarello. Viene fermato anche il tempo per permettere di pulire il parquet del Pala Giorgio Binchi. Riparte la manovra di Fasano con Bearevic che prova a tirare, commette però infrazione. Riparte il contropiede di Teramo veloce con Vito Vaccaro che segna il contropiede veloce di Vaccaro. Teramo che si riporta sull'11-10, meno 1 quando mancano 12 minuti alla fine di questo primo tempo. Viene chiamato il time out da parte dell'allenatore di Fasano, Francesco Ancona. Ci vuole riflettere su il tecnico pugliese, è sembrato abbastanza arrabbiato in queste ultime azioni di gioco, probabilmente la difesa della sua formazione non lo ha convinto appieno. Fatto sta comunque che Teramo, dopo un pessimo avvio, ricordiamo 6-2 il punteggio in favore di Fasano, è riuscita pian piano a tornare in gioco e a rientrare sul meno 1 attuale. 10-11 il punteggio in favore della formazione pugliese. Riprende il gioco abbiamo sentito distintamente il tecnico Francesco Ancona incitare i propri giocatori anche in maniera poco consona, se vogliamo. Riprende nel frattempo il gioco Tumbarello nella posizione di centrale, pallone in profondità perso, però riparte il contropiede nuovamente di Teramo con Vito Vaccaro che segna pareggio per Teramo, 11 pari. Due contropiedi di Vito Vaccaro permettono alla formazione di Fonti di agganciare il pareggio. Non ha portato fortuna il time out chiamato da Fasano. Fasano che in questo momento colpisce il palo di sinistra con la conclusione del solito Rubino. I due terzini di Fasano stanno creando più di un pericolo alla formazione di Teramo, soprattutto nel momento in cui si alzano e vanno alla battuta da lontano. Teramo comunque che può gestire questo attacco, può gestire la possibilità di andare in vantaggio, possibilità che però viene sciupata a causa di uno sfondamento del numero 2 Leodori ai danni di Giannoccaro. Può ripartire quindi la manovra di Fasano. Tumbarello, Bearevic, Tumbarello, mister Ancona chiama la giocata a destra alla ricerca di Rubino, va invece alla battuta, o meglio prova ad andare alla battuta Bearevic, viene fermato fallosamente da Milosevic che senza complimenti lo blocca proprio nel momento di andare alla battuta.
Tumbarello per Rubino. Tumbarello da questi a Danilo Ancona, che realizza nella posizione di ala destra, non lascia scampo al portiere di Giandomenico. Fasano si riporta in vantaggio, più uno, 12-11, dopo che per un minuto abbondante la formazione di mister Fonti era riuscita ad agganciare il pareggio. Va alla battuta Milosevic, ribattuta Milosevic, comunque torna in possesso della sfera, da questi a Viskovic, pallone dentro per Vaccaro che viene fermato da Rubino, tiro dai 9 metri già battuta, viene fischiato il passivo ai danni di Teramo. Milosevic subisce fallo, Teramo dovrà andare alla battuta veloce con Milosevic, respinta con il ginocchio da parte di Sirsi. Riparte il contropiede di Fasano quando mancano 9 minuti e 30 alla fine. Viene fischiata una punizione ai danni di Viskovic, tiro dai 9 metri battuto da Giannoccaro. Rubino, Giannoccaro da questi a Bearevic, Rubino, pallone sull'ala destra a Danilo Ancona che torna indietro. L'arbitro fischia in questo momento il passivo, segnala il passivo, ma ci pensa Bearevic con un tiro da lontano ad insaccare. Quinto gol per il giocatore di nazionalità di origine jugoslava di Fasano. Fasano che quindi si riporta sul più 2. Subisce in questo momento fallo Milosevic. Si riparte con un tiro dai 9 metri. Viskovic prova la percussione centrale, Leodori, viene però interrotto in qualche modo. Il giocatore di Teramo riconquista il possesso della sfera, va la battuta Milosevic, respinta dal gigante Rubino, il numero 99 pugliese. Insiste Teramo, che in questo momento dovrà attaccare sotto passivo, perde il possesso della sfera Milosevic, riparte il contropiede di Leonardo De Santis, il numero 17, che realizza più 3 per Fasano, che torna nuovamente ad allungare dopo che Teramo si era avvicinata fino a riconquistare il pareggio. Adesso siamo sul 14-11 in favore di Fasano quando mancano 7 minuti e 27 alla fine di questo primo tempo. Vaccaro, Milosevic, difesa 6-0 per Fasano. Teramo che prova ad attaccare in sfondamento Milosevic, la palla poi arriva a Vaccaro che insacca all'angolo basso alla destra di Sirsi. Quinto gol per Vaccaro, quinto gol per Vaccaro, ne ha realizzati fino a questo momento 4 Viskovic e 2 Milosevic, che probabilmente sotto il profilo offensivo non sta mantenendo fede al suo potenziale. Ricordiamo il capocannoniere del girone, si supera in questo momento di Giandomenico su un tiro di Rubino. Riparte l'azione di Teramo che però perde palla malamente a opera di Giannoccaro. Riparte il contropiede di Rubino, da questi al numero 17 Leonardo De Santis, che realizza, ingenua, molto ingenua la manovra di Teramo in questo momento. Pallone perso in maniera incredibile da Andrea Leodori, che viene richiamato subito in panchina da Marcello Fonti. Al suo posto entra il numero 7 Santucci. Dicevamo, molto ingenuo il giocatore di Teramo, che avrebbe potuto gestire meglio il pallone, invece è andato a tentare un passaggio molto rischioso. Pallone intercettato, contropiede di Fasano e gol. Teramo che dal possibile più uno si ritrova, dal possibile meno uno si ritrova sul meno 3, 15-12 per la Junior Fasano.
attacca Vito Vaccaro. Vito Vaccaro subisce fallo, riparte la manovra di Teramo, il gran gol di Milosevic, lo abbiamo quasi chiamato alcuni istanti fa, il gol per il terzino montenegrino, terza marcatura dell'incontro, dovrebbe essere lui a prendersi maggiori responsabilità in questo Teramo, quest'oggi al cospetto della capolista imbattuta. Teramo che ripropone in questo momento la difesa 5-1, in campo c'è il numero 4 Barbuti. Pallone centralmente per Giannoccaro che perde il controllo della sfera ma subisce anche fallo. 9 metri per Fasano. L'arbitro rettifica la posizione, va la battuta Giannoccaro per Tumbarello. Ricomincia a tessere la manovra il giocatore, il centrale di Fasano. Rubino, ci potrebbe essere un passivo che viene chiamato dal pubblico, così non è. La manovra di Fasano porta al tiro il numero 23 Bearevic che realizza sesto gol per Bearevic. Ammonito Barbuti nel Teramo, secondo ammonito nella formazione biancorossa dopo Milosevic. Teramo che prova ad attaccare, siamo sul 13-16-3. Milosevic, Viskovic va alla penetrazione, deve desistere il giocatore argentino, appoggia per Milosevic che tenta anche egli di andare all'azione personale, viene però fermato in maniera fallosa, ricomincia con un tiro dai 9 metri Teramo. Vito Vaccaro, tiro centrale, batte Sirsi. Vaccaro, sesto gol, e lui fino a questo momento il protagonista principale nella rincorsa di Teramo che deve risalire dal meno 2, 16-14 in favore di Fasano quando mancano 3 minuti e 20 alla fine di questo primo tempo. Teramo comunque, dobbiamo dire, dobbiamo essere sinceri, ha disputato un buon primo tempo, è rimasta sempre incollata. Il massimo svantaggio è stato di 3 gol che vengono evitati, 3 gol di passivo, di svantaggio che vengono evitati da una grande parata di Giandomenico. Teramo che può ripartire. Vaccaro subisce un pugno in pieno viso dal numero 99 Rubino, ci potrebbe essere un'ammonizione, addirittura i 2 minuti, l'arbitro però non ravvisa nessuna scorrettezza. C'è solo un tiro di punizione, tra l'altro già battuto. Viskovic sull'ala per Murri, il portiere para, riparte il contropiede del Fasano con il tiro, il gol del numero 17 Leonardo De Santis, terza marcatura dell'incontro, tutte marcature segnate in contropiede, sono proprio questi contropiedi che fino a questo momento stanno facendo la differenza. Teramo che è sotto di 3 gol, 17-14, 2 minuti alla termine di questo primo tempo. Dicevamo, Teramo che è stata protagonista di un buon primo tempo al cospetto della capolista del girone, imbattuta Fasano che fino a questo momento ha ottenuto 13 vittorie in 13 partite, miglior difesa dell'intero girone. Formazione di Francesco Ancona che, come abbiamo ricordato in apertura, è arrivata fino alla finale di Coppa Italia, finale poi persa 30-24 contro l'Oaker Bolzano. Gol nel frattempo del numero 8 Giannoccaro, più 4 per Fasano, quarto gol per Giannoccaro. Vedremo se Teramo riuscirà ad accorciare il punteggio in questi ultimi 60 secondi di gioco e presentarsi all'intervallo con un divario meno netto. Arriva l'ammonizione per il numero 27 del Fasano, il gol del Teramo siglato da Milosevic.
Ammonizione per Tumbarello e gol per Milosevic. Più 3 Fasano, 29 secondi alla fine di questo primo tempo. Tumbarello, Rubino, rallenta la manovra, allarga per Danilo Ancona, si lamenta Marcello Fonti richiedendo probabilmente un passivo. L'arbitro però non vuol sentire ragioni, assegna una punizione in favore di Fasano. Scorrono i secondi, arriva in questo momento la segnalazione di passivo, pallone in posizione di pivot per Giannoccaro che realizza quinto gol per Giannoccaro. Si finisce ora il primo tempo 18-15 in favore di Fasano. Per questo primo tempo è tutto, a risentirci con i secondi 30 minuti di gioco. Ricomincia il secondo tempo tra Tecnoelettronica Teramo e Junior Fasano. Fasano che è in vantaggio di 4 gol, 15-19. Il punteggio con il quale si è chiuso un primo tempo giocato abbastanza bene dalla Tecnoelettronica Teramo. La formazione di Mister Fonti però probabilmente ha pagato qualche ingenuità di troppo in fase offensiva, ingenuità che ha causato dei contropiedi letali sfruttati da Bearevic e soprattutto Leonardo De Santis, contropiedi che hanno fatto la differenza in favore della formazione pugliese, che in questo momento deve difendersi da un tiro di Vito Vaccaro, tiro respinto, Vaccaro riconquista palla, la perde però, tempo che viene bloccato per segnalare un problema a un giocatore di Fasano, problema già risolto, si ricomincia 19-15 in favore di Fasano che nell'azione precedente è riuscita a evitare il gol di Vito Vaccaro. Fasano che manovra con il centrale Tumbarello, pallone per il numero 99 probabilmente, Rubino, si tratta sì di Rubino che dalla posizione di ala destra insacca il suo secondo gol, 15-20 per Fasano. Tempo che viene bloccato. All'inserviente di pulire il parquet del Pala Giorgio Binchi. Riprende il gioco con Vaccaro, da questi a Milosevic, Viskovic, Murri per Milosevic che si alza e va al tiro respinto in calcio d'angolo, tiro d'angolo scusate. Leodori, Viskovic, Murri, Vaccaro, il tiro respinto da Sirsi che si supera nuovamente, mantiene inviolata la propria porta in questo secondo tempo. Riparte il contropiede di Fasano, il gol del numero 7 Danilo Ancona, terza marcatura per l'ala destra di Fasano. Viskovic si avvicina qui in panchina per chiedere qualche indicazione tattica a Mister Fonti, che vediamo ha in mano il tabellino del time out. Tiro di Viskovic che riprende il pallone, tira due volte, bravo però in entrambe le occasioni Sirsi. Riparte il contropiede di Fasano, Tumbarello per Giannoccaro, gol. Riparte l'azione offensiva di Fasano in contropiede, 22-15 il gol di Giannoccaro. Sono passati 3 minuti in questo secondo tempo,
parziali di 3-0 in favore di Fasano. Teramo che ancora non riesce a segnare, Fasano che invece è andato in gol 3 volte, tutte in contropiede. Pallone da Milosevic a cercare Angeletti, che nel frattempo è entrato nella posizione di pivot, però il giocatore della Tecnoelettronica subisce fallo, viene interrotto il tempo per permettere a un giocatore del Fasano che era rimasto acciaccato, si trattava nella fattispecie di Giannoccaro, di riprendersi con tutta calma. Teramo che continua a tirare addosso al portiere Sirsi, parte il contropiede di Fasano, viene interrotto fallosamente da Vito Vaccaro, c'è la punizione in favore della Junior Fasano, della capolista del girone, che riparte con Tumbarello. Difesa 5 più 1 di Teramo con Angeletti che segue a vista Tumbarello. Continua comunque la formazione bianco-azzurra a manovrare. Bearevic che anticipa l'intervento di Leodori, mantiene il possesso della sfera, riesce anche a guadagnare una punizione. Siamo giunti al 5° minuto di questo secondo tempo, viene l'arbitro, segnala un passivo che però non viene sfruttato da Teramo, che subisce gol ad opera di un giocatore che è rimasto a terra, si tratta del numero 23 Bearevic, 7° gol dell'incontro, allunga nuovamente la formazione di Fasano, 15-23. Teramo che continua a non segnare. Dopo 6 minuti di gioco, Teramo ancora non è riuscita a battere il portiere Sirsi in questo secondo tempo. Gioco fermo, si rialza proprio in questo momento Bearevic. Non dovrebbe essere nulla di grave, il giocatore comunque si tocca la gamba. Comincia in questo momento a correre, resta in campo senza alcun problema il forte giocatore di Fasano, che ricordiamo fino a questo momento ha messo a segno 7 reti. Riprende il gioco con Viskovic. Teramo manovra con Viskovic, pallone nella posizione di pivot per Angeletti, che viene preso di peso e contrastato dalla difesa di Fasano. Teramo batte la punizione, Milosevic per poco non perde il possesso della sfera, la riconquista con qualche difficoltà, allarga per Vito Vaccaro che dalla posizione di ala sinistra insacca con una girella, 1° gol del secondo tempo per Teramo, 7° dell'incontro per Vito Vaccaro, e Teramo che diminuisce il proprio vantaggio, 7 gol, 16-23. In favore di Fasano, che dobbiamo dire ha cominciato il secondo tempo con un piglio diverso rispetto a quanto fatto vedere per tutta la durata del primo tempo, un piglio da capolista, visto che ricordiamo la formazione pugliese è prima in classifica, imbattuta, 13 partite, 13 vittorie. Manovra Tumbarello, il centrale, c'è probabilmente uno sfondo ai danni di Vaccaro, l'arbitro lascia proseguire da questi Tumbarello, nuovamente c'è fallo ai danni del giocatore numero 27 di Fasano, probabilmente l'arbitro in questa occasione avrebbe potuto fischiare qualcosa di diverso, nella fattispecie uno sfondamento in favore di Teramo, l'arbitro però ha lasciato continuare. Ricordiamo la coppia che dirige questo incontro è composta da 2 arbitri siciliani, Cosenza di Gela e Schiavone di Siracusa. Riparte il gioco e arriva in questo momento lo sfondamento di Ancona ai danni di Vito Vaccaro, Teramo che può ripartire. Milosevic, Viskovic allarga sulla l'ala destra per Leodori,
si torna da quest'altro lato per Milosevic che subisce un'entrata, l'arbitro non ravvisa nessuna irregolarità ulteriore al fallo. Ricordiamo una piccola particolarità in questi primi 37 minuti di gioco: i due arbitri non hanno sanzionato mai un 2 minuti ai danni dei giocatori in campo. E tiro di rigore per Teramo, dai 7 metri si presenta Milosevic, il tiro respinto, riprende il giocatore di Teramo che insacca. Per sua fortuna la palla è rimasta lì, Milosevic è riuscito ad impossessarsene e insaccare. 17-23, meno 6 per Teramo, è rimasto contuso il numero 99 Rubino, che è costretto ad uscire, una brutta botta alla spalla sinistra. È entrato in sua sostituzione Tumbarello, che alcuni istanti fa si era accomodato in panchina per far posto al numero 17 Leonardo De Santis. Numero 17 De Santis, che in questo momento è posizionato nel ruolo di centrale, manovra, costruisce lui la manovra offensiva della formazione pugliese. Palla che passa da Bearevic, arriva l'intercetto di un giocatore del Teramo, intercetto che però viene giudicato in maniera falloso come dalla coppia arbitrale. Punizione in favore di Fasano, che continua a mantenersi in attacco con Bearevic, è costretto a palleggiare, subisce il fallo di Matteo di Marcello. Il tiro di Bearevic respinto, viene intercettata la palla da Paolo Di Marcello che riparte in contropiede, palla che circola dalle mani di Milosevic a quelle di Vaccaro, nuovamente a Milosevic, il tiro e il gol all'angolo basso di sinistra di Milosevic, settimo gol per il giocatore montenegrino, che dopo un avvio abbastanza stentato sta prendendo in mano da par suo la formazione di Marcello Fonti. È una rimonta che si preannuncia comunque difficile. Meno 5, Teramo che ha accorciato di 2 gol. Interrompe però questo parziale biancorosso il numero 99 Rubino, che è rientrato dal problema fisico accusato in precedenza e dimostrato di aver recuperato in pieno con un tiro che ha freddato all'angolo basso di sinistra il portiere Paolo Matteo Di Marcello. Teramo che continua ad attaccare, pallone in profondità di Milosevic per Angeletti, controllo rischioso, difficile, quello del giocatore biancorosso, riparte il contropiede di Fasano, intercettato, bloccato dal portiere Di Marcello, nuovamente contropiede da quest'altra parte per Vito Vaccaro, tiro intercettato da Sirsi, protesta il giocatore di Teramo per un possibile tocco in fase di battuta, l'arbitro però lascia continuare, il tiro viene intercettato da Sirsi, può ripartire quindi la manovra di Fasano, pallone in dentro per il numero 8 Giannoccaro che subisce fallo. Tiro dai 9 metri, continua ad attaccare Fasano, pallone che circola dalle parti di Bearevic, da questo è Rubino, il tiro ad incrociare, pallone che però termina sul fondo, Teramo può ripartire con Milosevic, la difesa 6-0 di Fasano costringe all'infrazione Milosevic, che commette passi, riparte la manovra, ripartirà la manovra di Fasano con un tiro di punizione quando siamo giunti a 11 minuti dall'inizio di questo secondo tempo. 24-18 per Fasano,
Bearevic, Tumbarello, Rubino, Tumbarello, si scambiano di posizione, Tumbarello e Rubino, la palla circola, Bearevic dentro per Ancora che si è andato a posizionare nel ruolo di pivot, c'è fallo, l'arbitro segnala questa punizione che permette a Fasano di mantenersi in attacco, potrebbe arrivare una segnalazione di passivo, non è così, il tiro deviato dalla difesa del Teramo, sarà angolo per Fasano, sul punto di battuta c'è Ancona che appoggia per Giannoccaro, da questi a Tumbarello, prova il tiro in sottomano che viene deviato dalla difesa di Teramo, l'ultimo tocco comunque è del portiere Matteo Di Marcello, si riprende con una rimessa in favore del Teramo, da quest'altra parte Milosevic si stacca, prova la battuta, desiste dal suo intento, da quest'altra parte sulla destra per Leodori, il tiro e il gol, il primo dell'incontro per l'ala destra di Teramo, 19-24, quando mancano 17 minuti al termine di questo incontro. Teramo che ce la sta mettendo tutta per ricucire lo strappo. Ora Marcello Fonti prova anche la difesa 5+1, arriva nel frattempo il time out chiamato dalla panchina pugliese. Francesco Ancona vuole parlarci su. Vedremo quali saranno le indicazioni tattiche che darà ai suoi ragazzi. Dobbiamo dire comunque giocatori pugliesi che in questo secondo tempo sono rientrati determinati. La conferma arriva dal parziale di 5-0, 3-0 scusate, con il quale i giocatori hanno aperto questo secondo tempo, parziale che permette a Fasano di essere in vantaggio sul +5 quando mancano 17 minuti al termine di questo primo tempo. Finisce il tempo di time out, i giocatori delle due formazioni esitano nel rientrare in campo, arrivano in questo momento i giocatori di Fasano, si riprenderà con una punizione affidata alle mani di Giannoccaro. Riparte il gioco, è rientrato in campo Tumbarello, al suo posto è uscito De Santis, quindi il centrale titolare della formazione di Fasano, costruisce proprio lui questa azione offensiva, appoggia un pallone in profondità per Giannoccaro che realizza settimo gol dell'incontro, 19-25, allunga nuovamente la formazione pugliese. +6 dopo un buon primo tempo, Teramo sta pian piano spegnendosi soprattutto in fase difensiva dove i giocatori di Marcello Fonti concedono troppi spazi, pallone da Milosevic a Angeletti in posizione di pivot, subisce fallo, si riprenderà con una punizione dai 9 metri, il tiro di Viskovic viene respinto da Sirsi, riparte il contropiede di Fasano, Bearevic rallenta la manovra, allarga sulla fascia sinistra per Tumbarello che non lascia scampo al portiere di Teramo, terzo gol per il numero 27 biancazzurro, +7 per Fasano, e adesso è Marcello Fonti che vuole rifletterci un po' su. È apparso un po' adirato l'allenatore biancorosso, soprattutto ripetiamo alla luce della prova difensiva dei suoi ragazzi in questo secondo tempo, troppi spazi, troppe disattenzioni,
disattenzioni che sono state puntualmente sfruttate in contropiede dai giocatori di Fasano. Finisce il tempo, il minuto di time out. Rientrano in campo i giocatori di Teramo che ci sembrano un po' scoraggiati. Non è probabilmente la miglior giornata per i ragazzi di Marcello Fonti. È vero che di fronte c'è la capolista del girone, però qualche disattenzione di troppo. Disattenzione che viene pagata in questo momento da Leodori. C'era un giocatore in più in campo rispetto a quanto previsto. 2 minuti per Leodori, lo dicevamo, troppe disattenzioni di Teramo. Disattenzione che viene pagata con una segnalazione di 2 minuti a Leodori. È dovuto uscire anche Angeletti. Teramo che quindi giocherà in inferiorità numerica per i prossimi 2 minuti. Attacca Tumbarello, la palla va ad Ancona che subisce fallo, una difesa dentro da parte di Barbuti. Tiro di rigore per Fasano. 19-26, 15 minuti alla fine di questo incontro. Bearevic dai 7 metri, il tiro, il palo. Si riprenderà con una rimessa laterale in favore di Teramo. Il tiro di Bearevic ha colpito in pieno il palo ed è terminato in fallo laterale. Fallo laterale già battuto da Teramo che continua nel suo inseguimento al risultato, inseguimento che si sta facendo sempre più difficile man mano che i minuti trascorrono. Milosevic stacca il tiro, la parata di Sirsi che fino a questo momento in 16 minuti ha subito appena 4 reti. Palla a Rubino, il tiro, la respinta di Matteo Di Marcello, pallone che viene intercettato poi da Barbuti che subisce fallo. È stato molto bravo in quest'ultima occasione il portiere di Teramo a respingere la battuta ravvicinata di Rubino. Da quest'altra parte manovra Viskovic. Vaccaro entra in campo, in mezzo al campo. Vaccaro subisce fallo Milosevic, protesta il pubblico di Teramo, non c'è però nessuna irregolarità. Arriva in questo momento i 2 minuti ai danni di Tumbarello. È il primo 2 minuti che viene fischiato ai danni di un giocatore di Fasano. Si riprenderà comunque con un calcio, un tiro di punizione. L'arbitro probabilmente ha ravvisato un'invasione da parte del giocatore di Teramo. Rientra in questo momento Leodori. Teramo che quindi torna in parità numerica, o meglio in superiorità numerica, visto che Fasano ha un giocatore in meno in campo. Ancora 1:40 di inferiorità numerica per la formazione biancazzurra che in questo momento perde palla in fase offensiva. Riparte Teramo con Vaccaro, prova a far tutto da solo il giocatore biancorosso, allarga sulla destra per Viskovic che stacca e segna. Quinto gol per Gonzalo Viskovic. 20-26 per Teramo, più 6 Fasano. Fasano che in questo momento manovra con Rubino. Da questi ad Ancona, nuovamente a Rubino. Giannoccaro prova l'azione personale, sfondamento, parte il contropiede di Teramo. Viskovic appoggia troppo lungo per Vaccaro che non riesce a controllare, si perde quindi questa azione offensiva.
Peccato, perché Teramo avrebbe avuto l'occasione di riportarsi sul meno 5. Sciupata questa azione. Abbassa ora il ritmo la formazione pugliese sotto l'invito del tecnico Francesco Ancona, che ha raccomandato ai suoi di giocare con più calma, con più intelligenza. Subisce fallo Rubino dai 9 metri. Si riprenderà con una rimessa di Giannoccaro. Nuovamente sfondamento, questa volta lo commette Bearevic. Teramo può ripartire nelle ultime due occasioni offensive. La formazione pugliese ha sciupato malamente con altrettanti sfondamenti. Ora va il tiro Leodori. Para con un po' di fortuna Sirsi. Il pallone si ferma tra le gambe del portiere pugliese. Punteggio che quindi rimane sul 26-20, quando mancano ormai 12 minuti alla fine di questo incontro. È rientrato nel frattempo il giocatore Tumbarello, si è tornati quindi in parità numerica. 6 giocatori di movimento per le due formazioni, più naturalmente il portiere. Tumbarello allarga sull'ala per Danilo Ancona, che segna quarto gol. Più 7, 20-27, non c'è un attimo di pausa, riparte subito la manovra di Teramo. Milosevic, Viskovic, Vaccaro. Teramo prova ad alzare i ritmi per ricucire un po' lo strappo. Vaccaro segna con un missile che si insacca all'angolo alto alla sinistra del portiere Sirsi, che nell'occasione nulla può. Ottavo gol per Vito Vaccaro. 21-27. 10 minuti alla fine di questo incontro. Il tecnico Ancona invita un suo giocatore, l'ala destra, ad uscire dalla propria posizione. Vedremo se i giocatori riusciranno a mettere in atto quelle che sono le volontà del tecnico Ancona. Pallone che va in profondità nella posizione di pivot per Giannoccaro, che realizza. Arrivano anche i 2 minuti ai danni di Paolo Di Marcello. Gol di Giannoccaro, 2 minuti di Marcello. 28-21 per Teramo, che nei prossimi 2 minuti sarà costretto a giocare in inferiorità numerica. Due minuti a Paolo Di Marcello, Teramo in inferiorità numerica, ma comunque in attacco con Viskovic, che allarga sull'ala sinistra per Barbuti. Torna indietro per Milosevic, che stacca il tiro, la parata di Sirsi, che in questo secondo tempo ha abbassato la saracinesca più volte. Riparte il contropiede di Giannoccaro, torna indietro per De Santis, da questo al numero 23. Bearevic, che stacca e segna, si stacca da terra e segna. Ottavo gol per il numero 23 di origine jugoslava. 9 minuti al termine di questo incontro, 29-21 per Fasano, che continua a difendere con la difesa 6-0 anche di fronte all'inferiorità numerica di Teramo. Ancora un minuto di inferiorità numerica per il giocatore biancorosso. Arrivano 2 minuti nel frattempo per il numero 6, Paolo De Santis, neo entrato. Viene redarguito dal proprio allenatore. 2 minuti quindi per il giocatore di Fasano. Teramo, che nel frattempo perde il controllo della sfera. Riparte la manovra offensiva dei giocatori biancazzurri. Tumbarello passa il pallone più volte con Giannoccaro. Bearevic, Tumbarello, si scambiano di posizione i due giocatori di Fasano. Il tiro di Rubino deviato, parato in seconda battuta da Matteo Di Marcello, che fa ripartire il contropiede di Barbuti. Il tiro sciupato però in maniera incredibile dal giovane giocatore della Tecnoelettronica, che tira in maniera troppo schiacciata. Pallone che va fuori sul contropiede successivo. Viene fischiata un'irregolarità ai danni di un giocatore di Fasano. Teramo che quindi può disimpegnare. 29-21, 8 minuti e 30 alla fine di questo secondo tempo. Rientra Leodori, che si cambia subito
che viene immediatamente sostituito con il numero 15 Cordoni, che entra per, che fa il suo ingresso per la prima volta in questo incontro. Il tiro di Viskovic, il gol, sesto gol per Gonzalo Viskovic, 29-22 per Fasano. Mancano poco meno di 8 minuti al termine di questo incontro. Esce il numero 8 Giannoccaro, entra Leonardo De Santis, viene spostato nella posizione di terzino Tumbarello, che allarga in questo momento sulla sinistra per il nuovo entrato De Santis, che perde palla, riparte il contropiede di Vito Vaccaro, il tiro, il palo incredibile nel contropiede, uno contro uno, il giocatore di Teramo colpisce il palo, non riesce ad accorciare. Sciupata, un'occasione colossale questa da parte del giocatore biancorosso, fallo di Paolo Di Marcello ai danni di Pignatelli. Mantiene il possesso della sfera in fase offensiva Fasano con Tumbarello, che prova l'azione personale, viene interrotta in maniera fallosa, tiro dai 9 metri, entra il numero 8 Giannoccaro dall'infrazione di 2 minuti e segna subito. Nono gol per Giannoccaro, ingenuo in questa occasione, nuovamente ingenua la difesa della formazione biancorossa. 30-22, Fasano che si avvia a vincere la sua 14ª partita in altrettanti incontri disputati. Ricordiamo, la formazione pugliese prima in classifica a punteggio pieno. Prova l'azione personale Barbuti, interrotta in maniera fallosa, tiro dai 9 metri per Teramo, si riprende con una battuta di Viskovic in porta, viene deviata in angolo, angolo già battuto, Viskovic nuovamente allarga questa volta Milosevic, che si alza e tira, fa gol il giocatore montenegrino del Teramo, 7ª marcatura per lui. 30-23, mancano 5 minuti e 50 alla fine di questo secondo tempo. Fasano comunque che si avvia a vincere in tutta tranquillità questo incontro, dobbiamo dire anche meritatamente, visto che il secondo tempo disputato dalla formazione pugliese è stato di alto profilo. Riparte comunque il contropiede di Teramo, Vaccaro, passaggio sbagliato ai danni di Cordoni, che non riesce a mantenere il pallone in campo. Sciupata, una nuova occasione offensiva da parte di Teramo. Teramo che nelle ultime due occasioni ha sciupato davvero due grosse occasioni per accorciare il punteggio. Subisce fallo nella posizione di pivot Rubino, si riprenderà con un tiro dei 9 metri. Chiama lo schema il giocatore numero 8 con Tumbarello. Arriva il terzo e ultimo time out chiamato dalla panchina di Francesco Ancona. 30-23, pure il tecnico pugliese ci vuole riflettere su. 5 minuti, invita i suoi giocatori a mantenere l'attenzione alta in questo finale. Da quest'altra parte invece Marcello Fonti non sta dando nessuna indicazione ai suoi giocatori, che appaiono, ripetiamo, un po' in preda allo scoramento. Rientrano in questo momento i giocatori di Fasano. Si riprenderà con un tiro dai 9 metri in favore della formazione pugliese. Palla affidata a Giannoccaro, Bearevic, Tumbarello per Tempone, che è entrato in campo proprio in questo istante.
riparte, perde il pallone Tempone, riparte il contropiede di Vaccaro, il tiro addosso a Sirsi, secondo contropiede sciupato malamente da Vito Vaccaro, che in queste ultime azioni non è stato impeccabile. Da quest'altra parte invece non perdona Tumbarello, quinto gol per lui, 31-23 per Fasano. Teramo però dovrebbe recitare il mea culpa per come sono stati gestiti alcuni palloni in questi ultimi minuti in fase offensiva. Vito Vaccaro in due contropiedi differenti ha colpito prima il palo in maniera clamorosa e poi ha sparato addosso al portiere Sirsi. Vaccaro che in questo momento gestisce il pallone, allarga sulla destra per Cordoni che rientra. Vaccaro da questi a Milosevic, il tiro toccato in sul fondo dal portiere Sirsi, si riprenderà quindi con una rimessa, palla a Fasano che va in attacco con Tumbarello, intercetta il pallone Milosevic, lo riconquista, appoggia Viskovic, riparte il contropiede di Teramo, il tiro di Vaccaro nuovamente addosso a Sirsi, c'è comunque difesa dentro da parte di un giocatore del Fasano. Questa è la decisione della coppia arbitrale Cosenza e Schiavone. Tiro di rigore per Teramo, mancano 3 minuti e 24, 31-23 il punteggio in favore di Fasano. Dai 7 metri c'è Milosevic, Vuk Milosevic contro Sirsi, il tiro centrale, gol, pallone che passa sotto le gambe di Sirsi che nulla pone in questa occasione. Ottavo gol per il giocatore numero 6 di Teramo. Gioco che è già ripreso, Tumbarello, Giannocro allarga sulla sinistra il pallonetto del numero 24 Pignatelli, primo gol per lui, non ha potuto far nulla Matteo Di Marcello in quest'ultima occasione. 32-24, 2 minuti e 30 alla fine dell'incontro, Teramo che incassa una sconfitta casalinga alla ripresa di questo campionato. Ricordiamo c'era stato 7 giorni fa, c'era stato lo stop per permettere la disputa della Final Four di Coppa Italia, Final Four che è stata vinta dalla Loacker Bolzano, che in finale ha superato proprio la Junior Fasano per 30-24. Attenzione, azione spettacolare di Teramo, il servizio per Vuk Milosevic che al volo realizza 9 gol. 9 gol, quelli messi a segno da Vuk Milosevic. Teramo che risale sul 32-25, 1 minuto e 40 alla fine dell'incontro. Si accendono nel frattempo gli animi in campo. Vuk Milosevic viene a contatto con Tumbarello. L'arbitro comunque riesce a sedare gli animi. Irregolarità in fase offensiva del numero 24 Pignatelli, riparte il contropiede di Teramo, Cordoni, il tiro e il gol dell'ala destra Cordoni, primo gol per lui. Riparte la manovra di Fasano, Tumbarello va all'azione personale, viene bloccato in maniera irregolare dal neoentrato Lodato che si è posizionato subito nel suo ruolo naturale, quello di pivot. Tumbarello, il tiro deviato da Lodato, il tocco beffa il portiere Matteo Di Marcello, palla finisce in gol, sesta marcatura, arriva nel frattempo da quest'altra parte il gol di Vito Vaccaro, botta e risposta in queste ultime due azioni tra le due formazioni, punteggio che vede il Fasano in vantaggio 33-27, mancano ormai 20 secondi alla fine dell'incontro, partita che è sostanzialmente chiusa, bisogna decidere solo il punteggio finale dell'incontro. Va al tiro immediato il portiere Di Marcello, pallone che però finisce lontanissima dalla traversa della porta difesa dal numero 16 Cedro. Arriva in questo momento la sirena finale, Fasano espugna il parquet di Teramo con il punteggio di 33-27, quindi la formazione pugliese conquista
la sua 14esima vittoria in 14 partite, per Teramo invece una sconfitta che annunciata almeno alla vigilia. Vedremo quelli che saranno i risvolti di classifica alla luce dei risultati provenienti dagli altri campi per la formazione di Marcello Fonti, che comunque dovrebbe mantenersi in posizione di playoff, nella zona playoff. Per questa partita è tutto. Francesco Graduato per il commento e Roberto Pulimanti per le riprese vi augurano buon proseguimento di serata con i programmi di Teleponte.